presenza importantissima qui nel comune di Macchia Codena per la presentazione del libro mondiale 1982 e la rivincita dall'autore Francesco De Core, nonché vice direttore del Corriere dello Sport. Francesco, quanta emotività ti è costata raccontare questa storia che è rimasta impressa in tutti gli italiani, insomma, che hanno vissuto quell'epoca? Beh, è un libro che riguarda un'impresa sportiva, ma è stato anche un momento molto importante del nostro paese. Io all'epoca, nel 1982, avevo 17 anni e ho vissuto quella straordinaria impresa da ragazzo, quindi come tutti i ragazzi ho gioito, esultato, sono stato per strada, però poi dopo, a distanza di tanti anni, ho rielaborato da un punto di vista cronistico, giornalistico, anche di ricostruzione storica, quello che è stato un vero e proprio evento spartiacque nella storia sportiva del nostro paese, che ha avuto dei protagonisti importanti, ma è stata una vittoria che ha avuto dei protagonisti importanti e che sono andati molto al di là, secondo me, del punto di vista strettamente sportivo. Uomini come Enzo Biarzotte, che è stato il commissario tecnico della nazionale, come Paolo Rossi, il grandissimo Pablito da poco scomparso, come Dino Zoffi, il capitano, ecco, sono i simboli di una rinascita, di una ripartenza che non soltanto umana, ma simbolicamente, come dicevo, anche proprio di un intero paese che usciva da una stagione molto buia come quella degli anni 70 del terrorismo e si apprestava ad un periodo sicuramente più florido anche dal punto di vista sociale ed economico. Possiamo dire un altro calcio, un'altra società e anche una percezione dello sport rispetto ai giorni di oggi. Beh, certo, all'epoca non c'era internet, non c'erano i cellulari, c'era soltanto la RAI che trasmetteva le partite, insomma, e c'erano i giornali naturalmente che in quel periodo hanno venduto centinaia di migliaia di copie, il Corriere dello Sport, di cui mi onoro di essere vice direttore, con quella prima pagina, Eroici, ha venduto oltre 1,5 milioni di copie, quindi siamo in un'altra epoca, in un'altra dimensione, ma probabilmente c'era un dato umano, sicuramente un'empatia ancora più forte. Sentivamo gli atleti, quei ragazzi più vicini a noi per sensibilità, per spirito che riuscivano a trasmettere, ad emanare. Un po' diverso rispetto ad oggi, dove gli atleti sono anche un po' più presenti da un punto di vista visivo, ma probabilmente come persone più distanti da noi. Mauro Carafa, una delle voci fino a qualche tempo fa di tutto il calcio minuto per minuto, qui presente a Macchia Codena per appunto parlare di questo libro. Che impressioni, ma soprattutto quali emozioni ti ha suscitato? Il collega De Core è riuscito ad approfondire vari aspetti di quell'evento, che è preceduto da un mondiale del 1978, quello in Argentina, in cui la squadra di Biarzotti in embrione cominciò a vivere quella squadra che poi dopo vinse il mondiale. Ovviamente l'attenzione è su quei personaggi, quei giorni del mondiale, ma non solo, si approfondisce il mondo del giornalismo sportivo, perché era un mondo molto diverso da quello di oggi, con delle grandissime firme, c'erano anche degli intellettuali prestati al giornalismo, per esempio Alessandro Buono, non parlo di Gianni Mura e di Gianni Brera, ma anche Mario Soldati partecipò a quell'avventura lì in Spagna. Però ci fu l'incidente del silenzio stampa, un silenzio stampa che all'inizio fu visto di malocchio, poi divenne una sorta di portafortuna e seguì la squadra fino al trionfo del Sarriá con la vittoria sulla Germania. E subito dopo c'è ancora c'è Pertini, c'è la famosa partita all'interno dell'aereo che riportava i nostri in Italia. Ci sono dei ricordi personali di Francesco che ha vissuto da 17enne quell'evento. Ci troviamo in compagnia del sindaco di Macchia Codena, Felice Ciccone, per questa prima giornata dell'iniziativa Maggio dei Libri. È soddisfatto di questa prima giornata? Sì, molto soddisfatto. Credo che la scelta di promuovere il nostro territorio attraverso la cultura stia cominciando a produrre i suoi frutti. Abbiamo avuto tanti riscontri positivi in questi giorni per le varie iniziative culturali che abbiamo intrapreso. Quella di oggi in maniera particolare è l'ennesima dimostrazione che la cultura può essere un veicolo molto importante per promuovere un territorio come quello di Macchia Codena.
Luciana Ruscitto, una certa soddisfazione aver portato qui a Macchia Godena personaggi importanti. Oggi si parte con questo giornalista Francesco De Core, vice direttore del Corriere dello Sport, ma poi seguiranno tanti altri appuntamenti. Allora, questo qui è il nostro obiettivo sin dall'inizio, da quando è iniziato il nostro mandato, quindi abbiamo sempre puntato sulla cultura, il turismo legato alla cultura è stato sempre l'obiettivo principale, quindi la cultura sempre al primo posto, il libro, iniziative per quanto riguarda le presentazioni dei libri, iniziative per quanto riguarda i turisti che devono essere portati qui a Macchia Godena per mostrare che abbiamo molte peculiarità su vari campi e la cultura per noi è fondamentale.